quella storia è sporca. Jeremias e Cecilia tornano a parlare di Soleil e Luca e svelano dettagli sulla crisi foto, video. Jeremias e Cecilia su Luca e Soleil, storia sporca. Jeremias e Cecilia su Luca e Soleil non ci vedono tanto chiaro. Continua a tenere banco, dentro e fuori la casa del GF VIP, la crisi tra i due personaggi di U e D, ma cambiano gli umori e le prospettive. Così se inizialmente Onestini è stato visto come l'eroe della situazione, ora i fratelli Rodriguez, e tanti altri spettatori, sollevano forti dubbi sulla sua versione dei fatti. I fratelli Rodriguez si sono confrontati su quanto successo lunedì scorso e Cecilia ha ribadito che fuori, prima di entrare, le era stato detto che sarebbe stato Luca a lasciare Soleil e non il contrario. Questa storia è sporca, tuona il fratello, io ti posso credere o no, ma è tutto sporco e è difficile poi e ma è tutto sporco. Troppo casino e non è che non so nulla di questo mondo, qualcosina io la so. Jeremias e Cecilia su Luca e Soleil, troppe cose non tornano. I due concorrenti, dunque, cominciano a non fidarsi di Luca Onestini, si è rigirato il soggetto ma la storia è quella, non lo so e non fare il santo con me. Bisogna stare attenti. Io preferisco uno che non mi piace ma trasparente, ha detto Jeremias Rodriguez. Cecilia invece che ha rilanciato, non mi prendere per il cu, quando c'è da dubitare su di te. Io per come sono fatta ci sono delle cose che non ho mai capito perché mai le farei. La chiacchierata tra Jeremias e Cecilia su Luca e Soleil si conclude con un sospetto condiviso anche dal popolo del web, tante cose non tornano e in effetti, strano è il tempismo, l'ingresso di Gianmarco Onestini e il comportamento della coppia scoppiata e si farà mai luce su questa losca vicenda? Noi ce lo auguriamo, almeno per onestà verso i fan che seguono il GF VIP e i protagonisti di Uomini e Donne. https://www.instagram com/p/bayin0inepo/.interrogativo taken by uguale vicolo delle nefs sottolineatura forum.